Professoressa Serino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono Nibe, stiamo parlando della decima giornata di trasparenza dell'Automobile Tech d'Italia che ha come focus la privacy. Lei che è stata un'attrice, una primaria attrice di quella che è l'introduzione del sistema della prevenzione della corruzione nel nostro ordinamento. Volevo un suo punto di vista su qual è le difficoltà che ha potuto rilevare nell'applicazione della normativa 190 e anche il riscontro che ha avuto da parte delle pubbliche amministrazioni. Si sa che spesso queste normative vengono viste più come un appesantimento e un adempimento, quindi si pone più l'attenzione alla compliance che non è vero al cambiamento culturale sottostante che dovrebbe un po' guidare la pubblica amministrazione. Certo. La sua esperienza. Cosa ci dice in termini di comprensione, partecipazione, capacità di allineamento a quelle che sono le politiche, peraltro internazionali, della prevenzione della corruzione? Allora, intanto partiamo da quali erano le nostre idee, le nostre intenzioni quando partimmo un provvedimento che doveva mettere insieme prevenzione e repressione della corruzione. Fu la prima volta che si pensò che la lotta alla corruzione, doveva essere promossa anche attraverso la prevenzione e che la stessa pubblica amministrazione dovesse essere protagonista di questo cambiamento. Perché, un cambiamento era già iniziato nel mondo delle imprese quando con il decreto legislativo 231 del 2001, introducendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, noi introducemmo un sistema che imponeva, scusi, non c'era un obbligo di legge, ma suggeriva alle società più virtuose o che volevano essere considerate tali, e anche sul piano internazionale questo era importante, suggeriva di adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire alcune categorie di reati, tra questi primeggiava naturalmente la corruzione. Certo. Ed è lì che abbiamo costruito e sperimentato un modello di organizzazione e di gestione aziendale che dovesse essere attento a collocare delle spie, delle bandierine gialle o rosse laddove vi fosse un rischio di commissione di reato di corruzione. Ed è lì, dove fosse stato scoperto questo rischio, che le imprese dovevano intervenire con la creazione di procedure adeguate alla prevenzione dei reati. Quando il nostro governo ebbe l'idea di creare accanto al meccanismo di repressione un meccanismo di prevenzione, e tra l'altro di questo si occupò moltissimo anche il presidente Cantone, insieme al ministro Patroni Griffi, pensammo che l'idea poteva essere quella di trasferire alla pubblica amministrazione questo modello di prevenzione. Perché? Perché intanto la corruzione è un reato bilaterale in cui c'è un soggetto privato, a volte un'impresa, e dall'altra c'è un pubblico ufficiale, cioè un soggetto della pubblica amministrazione. E avere una sottoposizione a regole analoghe sia per il mondo del privato che per il mondo del pubblico, ci sembrò un buon modo per equilibrare il sistema di prevenzione della corruzione, che va costruito su una sponda e sull'altra, sulla sponda del privato e sulla sponda del pubblico. Quindi l'idea era di applicare la stessa tecnica di modello organizzativo idoneo a prevenire il reato, quello che era stato studiato nel 2001, applicarlo alla pubblica amministrazione, con dei principi, devo dire, trasferibili facilmente, perché l'idea del monitoraggio delle aree a rischio, l'idea del collocare su queste aree a rischio dei meccanismi procedimentali idonei a prevenire il reato, ci sembrò un'idea che non rischiava di burocratizzare le procedure della pubblica amministrazione più di quanto già non lo fossero, ma consentiva invece di dare trasparenza ai meccanismi decisionali della pubblica amministrazione e a prevenire i reati.
Quindi l'operazione fu quella di calare sul mondo, sull'area del pubblico, i modelli organizzativi che erano stati studiati per le imprese. Naturalmente le difficoltà, iniziali ci sono state perché si trattava anche di un cambio di mentalità e si trattò di spiegare appunto che non di burocratizzazione si trattava, ce n'era già fin troppa, ma semplicemente di creare nelle aree pre-monitorate e quindi considerate a rischio dei modelli di prevenzione, degli schemi di prevenzione, delle procedure, per esempio, ma anche molto semplici, quelle di rendere pubblici alcuni dati, ovviamente rispettando i temi della privacy, Certo. e quelli di creare dei meccanismi, per esempio, di doppia firma quando si trattava di spendite pubbliche, oppure procedure che garantissero che non un solo soggetto poteva prendere delle decisioni che comportassero movimentazioni di denaro in aree a rischio corruzione. Tutto qui, quindi il settore, il mondo della prevenzione era ed è molto ben delimitato, non si tratta di stringere con lacci e lacciuoli tutta la pubblica amministrazione, solo chi non vuole accettare questa mentalità parla di un eccesso di burocratizzazione. Le regole sono facilmente spiegabili, non sono molte. E fu allora, però, vedendo queste iniziali difficoltà e una certa rigidità della mentalità pubblica ad adattarsi a questo schema, che pensammo, e poi il presidente Cantone ha molto sviluppato questo progetto, che il meccanismo della prevenzione non potesse essere lasciato a se stesso, ma che aveva bisogno di un monitoraggio. Così come tutte le leggi nuove non vanno lasciate crescere da sole perché potrebbero smarrire la corretta strada, potrebbero smarrire l'intento iniziale, si doveva monitorare il fenomeno e verificare lo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche. E questo è poi il compito straordinario che si è assunto l'ANAC. Quindi l'altra idea che presiedeva a tutto il meccanismo di prevenzione della corruzione fu quella di creare un organismo veramente forte per la lotta alla corruzione in chiave di prevenzione, che era l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale oggi tra i suoi vari compiti svolge anche quello di monitorare lo stato dell'arte dell'applicazione e dell'implementazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. È prezioso questo contributo, perché se una legge non viene monitorata, se non viene monitorato l'effetto che essa produce, se non viene misurato lo stato di attuazione e di qualità, si possono creare dei meccanismi di impaccio allo sviluppo della mentalità della prevenzione che possono essere aggiustati cammin facendo. Dunque non bisogna considerare il monitoraggio come uno schema che si sovrappone a quello decisionale della pubblica amministrazione. Nessuno di noi mai ha inteso porre dei fari di controllo eterodidetti, ma semplicemente assicurarsi che lo spirito della legge fosse compreso e sia compreso e la normativa sia attuata, per esempio con l'introduzione della figura del whistleblower, con l'assicurazione di meccanismi che ne possono tutelare Grazie. l'anonimato, ma poi in qualche modo renderlo partecipe della successiva attività giudiziaria e così via. Dunque io credo che non solo sia stato importante introdurre uno strumento nuovo nella vita della pubblica amministrazione, uno strumento molto dinamico, dunque veramente nulla a che vedere con la burocrazia, uno strumento che si deve adattare alle nuove esigenze della pubblica amministrazione e quindi la cui efficacia, la cui effettività, la cui attivazione, la cui implementazione vanno costantemente monitorati. Monitorata, certo. Ecco, Diciamo io che credo che questo sia un modello virtuoso del nostro paese, che lo caratterizza fortemente nella lotta anticorruzione e
L'efficacia di esso mi viene testimoniata dalle attività internazionali che sto svolgendo. Come rappresentante italiana della presidenza dell'OSCE per la lotta anticorruzione, ho girato diversi paesi europei ed extraeuropei per dare il contributo di questo grande organismo internazionale alla lotta alla corruzione. E sto vedendo con grande e positiva meraviglia che noi oggi veniamo considerato un modello per la lotta alla corruzione. Ci chiedono notizie sulla nostra normativa, si ispirano alla nostra normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione. Dunque, da paese che veniva un po' indicato come il fanalino di coda nell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di anticorruzione, oggi veniamo portati ad esempio di una normativa che si evolve, cresce e man mano si adegua alle varie situazioni. In questa elasticità sta il segreto, direi, del meccanismo di prevenzione e nella capacità straordinaria dell'ANAC di monitorarlo, credo che vi sia una caratteristica veramente tipica dell'ordinamento italiano. Beh, è un elemento quindi di vincente anche in particolare rispetto allo stato dell'arte complessivo. Diciamo che la sfida a questo punto, che con i presupposti ci sono tutti, e la sfida è quella che si va verso un cambiamento culturale, in termini proprio di prevenzione, perché probabilmente uno degli elementi proprio che caratterizzano tutta la normativa è quello di far passare, io come responsabile di prevenzione e corruzione ho questo problema nella realtà Certo. quotidiana, che non è la sanzione che si vuole irrogare, ma è la prevenzione, il lavorare meglio, il lavorare in termini organizzativi per evitare di porsi nelle condizioni di correre il rischio di. Forse questa Certo, è la guardi, sfida questo migliore. concordo con lei, è un discorso fondamentale. D'altra parte, io ricordo quando nel 2001 questo sistema venne introdotto con le imprese e io andavo un po' ad illustrare alle grandi imprese o a Confindustria o alle associazioni delle imprese questo nuovo modello e dicevo: guardate, quando vengono a monitorare la vostra area, non spaventatevi e non offendetevi, perché qualcuno diceva: ma come, la mia un'area a rischio corruzione, ma che vuol dire che io sono sospettato di corruzione? Assolutamente no. Il dato è un dato oggettivo, la tua area, essendo esposta a contatti con la pubblica amministrazione, da parte delle imprese, da parte della pubblica amministrazione, un'area che gestisce denaro in materia di appalti, in materia di assegnazione di Certo, lavori, è un'area che deve avere un particolare sistema di monitoraggio procedurale. Tutto questo serve soltanto per aumentare il livello di prevenzione, ma non certo per additare un settore come un settore esposto alla corruzione. Questo è il primo cambio di mentalità che bisogna raggiungere. Il secondo cambio di mentalità è quello di dire: guardate, non riempite l'ufficio di carte, le carte non servono. Il modello non deve essere un breviario attaccato al muro sul quale si raccoglie la polvere, ma deve essere un qualcosa che si adatta alla vostra vita quotidiana e che evolve e che cambia e che ad ogni caso concreto che si presenta può essere modificato, anzi deve essere modificato, deve essere qualcosa di dinamico che vive la vita dell'azienda pubblica o della pubblica amministrazione in genere con il suo crescere, con il suo maturare, il suo modificarsi. Quindi un'attività molto molto dinamica e questo è il secondo messaggio. Il terzo e forse più importante messaggio è quello culturale, la piccola corruzione soprattutto, è quella che viene determinata dal convincimento che si tratti semplicemente di una piccola furbizia produttiva di piccoli guadagni. Bene, bisogna capire e far capire che la piccola furbizia genera dei danni immensi nella pubblica amministrazione. Arrotondare lo stipendio con una tangente è un comportamento di una inaudita gravità, così come quello di intascare una tangente di rilevante entità. Se si capirà questo, io credo che molto cambierà. Gli ultimi processi ci hanno dimostrato come vi fosse un sistema di tangenti da 1.000-1.500 euro al mese o piccole mance una tantum.
Ebbene, questo è gravissimo perché vuol dire essere corruttibili alla prima occasione e il pubblico ufficiale non può e non deve avere questa mentalità. Quindi è un dato culturale che noi dobbiamo insegnare nelle università, lo facciamo, noi abbiamo un progetto legalità che va non solo ai nostri studenti di università, ma si estende agli studenti dei licei. Nei quali noi mandiamo i nostri ragazzi come tutor di legalità che insegnano la cultura dell'anticorruzione. Forse dovremmo andare ancora a ritroso e arrivare alle scuole medie, perché anche lì il messaggio della legalità deve arrivare nel momento di formazione dei ragazzi. I ragazzi devono capire quanto grave sia il comportamento di chi corrompe e di chi è corrotto. I ragazzi hanno il senso della legalità. E magari è più facile che lo perdano cammin facendo, ma se noi gettiamo dei semi buoni nei giovani e più in tenera età lo facciamo, maggiori risultati possiamo avere. Credo che facciamo qualcosa di fondamentale per cambiare la cultura nel senso dell'anticorruzione. Che è l'elemento appunto vincente. Bene, Bene, la ringrazio grazie, grazie ancora e a lei. saluto.